Buonasera, amici di MRTV, benvenuti a Cittadino Sovrano e salutiamo Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao Serena, ciao a tutti, Marco. Stasera un argomento un po' affascinante, cioè la certezza dell'incertezza. Che già voglio dire detta così, sembra un po' un, eu un eufemismo. In realtà noi viviamo proprio. Nell'incertezza di avere qualcosa di certo. E vediamo un po' il perché, appunto, abbiamo messo questo titolo stasera. E diciamo che eh, l'idea è partita proprio da tutta una serie di situazioni che abbiamo vissuto nell'ultimo periodo, ovviamente non solo io e te, ma un po' tutti quanti, anche perché le persone sono alla ricerca di avere sempre qualcosa di certo qualcosa di sicuro in realtà più che di certo e dopo andremo a vedere cosa significa eh, certezza e cosa significa sicurezza e perché appunto noi abbiamo la certezza dell'incertezza abbiamo la sicurezza dell'insicurezza tutto questo parte da un concetto che ovviamente mi è molto molto caro, ovvero quella che è la piramide di Maslow. Ma andiamo, facciamo un passo indietro e capiamo bene innanzitutto cos'è la piramide di Maslow. Abraham Maslow è, era un psicologo, nel 1954, propone un modello di tipo motivazionale di quello che è lo sviluppo umano e che viene basato su una gerarchia di bisogni ecco il perché l'idea della piramide e, e in base a, alla quale la soddisfazione dei bisogni più elementari è condizione necessaria per fare emergere poi quelli di ordine superiore cioè quando io ho soddisfatto gli eh, i bisogni di base allora mi posso dedicare agli altri i bisogni fondamentali una volta che vengono soddisfatti eh, tendono poi a non ripresentarsi più cioè quando io raggiungo un livello di certezza in relazione a quei bisogni posso tranquillamente dedicarmi eh, agli altri ma vediamo un attimino, e quindi gli altri sono quelli un pochino più, più ambiziosi, ma andiamo a capire meglio quali sono questi bisogni. Ovvero, grazie Marco, eh, questa è quella che viene definita la piramide appunto motivazionale di, mm, eh, di Maslow. Alla base, cioè quelli che vedete con il colore rosso, stanno i bisogni fisiologici. Quali sono i bisogni fisiologici? Beh, il bisogno di soddisfare la fame, la sete, il sonno, il bisogno eh, fisiologico della termoregolazione, eccetera, eccetera. Sono tutti i bisogni che sono connessi alla nostra sopravvivenza. Sono i primi ad essere soddisfatti perché, perché permettono l'autoconservazione della specie, che come sapete, insomma, Animali, ma anche vegetali, sottostanno alla legge, ovviamente, della, eh, della conservazione della specie. A livello invece, subito superiore, abbiamo i bisogni di sicurezza. Quali sono i bisogni di sicurezza? E che sono quelli su cui noi stasera concentreremo principalmente la nostra trattazione. Sono i bisogni di protezione, sono i bisogni di sentirsi tranquilli, sono i bisogni eh, della prevedibilità, ma anche i bisogni di non avere preoccupazioni, non avere ansie in relazione a quello che è il nostro futuro. Questi bisogni devono garantire all'individuo, quindi, quelle che noi chiamiamo protezione e tranquillità. Poi di questo, appunto, come ho già uh, premesso, andremo a trattare eh, un pochino più dettagliato questa sera. Però, visto che li abbiamo nominati, Marco, finiamo ovviamente con eh, lo spiegare gli altri bisogni della, uh, della piramide di Maslow. Al gradino superiore abbiamo il bisogno di appartenenza. Appartenenza significa il sentirsi amato, ma anche il poter amare, quello di fare parte di un gruppo, quello di poter partecipare a degli eventi uh, comunitari, quello di poter cooperare e rappresenta l'aspirazione che ognuno di noi ha all'interno della comunità come individuo. Abbiamo poi i bisogni di stima, questi bisogni sono quei bisogni di, eh, che hanno le persone di essere rispettati, ma anche di Rispettare ovviamente, di essere di eh, ricevere approvazione, di ricevere riconoscimento. E in questo caso l'individuo eh, ha necessità proprio di sentirsi sia produttivo sia competente in quello che sta facendo. Infine, nella parte più alta della piramide abbiamo i bisogni della, di autorealizzazione. Cioè realizzare la propria identità in base a quelli che sono le proprie, i propri talenti, le proprie potenzialità, le proprie aspettative e quindi occupare un ruolo sociale ben preciso. E si tratta appunto di quella che è l'aspirazione individuale. Quindi questo modello di Maslow eh, fa risalire eh, le spinte motivazionali cosiddette dei fattori interiori. E quindi eh, si cerca di non essere dipendenti dall'esterno per arrivare alla totale realizzazione di sé. Marco, ti chiedo se vuoi dare qualche, mm, fare qualche appunto su quanto appena, appena trattato. Sì, molto molto volentieri. Eh, partirei proprio dalla, dalla chiosa che hai fatto, ovvero quella che abbiamo poi declinato più volte in tanti modi diversi, ovvero quello eh, più legato forse al titolo stesso di questo palinsesto che è appunto il cittadino sovrano. Più di una volta abbiamo spiegato o cercato di spiegare o cercato di dare delle indicazioni su come Uh, il cittadino non è tanto sovrano in funzione di quello che accade fuori o dello Stato e quindi delle leggi in cui si, si trova in quel momento o del periodo storico che sta vivendo, ma come sia uno Stato strettamente personale e strettamente legato al, al proprio Stato interiore. E quindi proprio questo riferimento che facevi da ultimo. Eh, rispetto a, a cosa facesse riferimento questa piramide, quindi a tutte cose che sono interne a noi, va ulteriormente a sottolineare questo aspetto. È ovvio però che eh, l'essere umano, essendo un individuo sociale, deve riuscire a conciliare tutti questi aspetti e questi bisogni suoi personali interiori con quello che c'è all'esterno. L'errore che molto spesso si fa è quello di credere o di pensare o di cercare che sia l'esterno in primis che debba dare gli strumenti per arrivare a questi obiettivi e che solo dopo quindi io avendo gli strumenti che mi, e le condizioni che mi derivano dall'esterno posso effettivamente raggiungere questi obiettivi. In realtà, appunto, venendo un po' al titolo, è una, una falsa certezza, eh, perché se possiamo essere certi di qualcosa è che invece sia l'esatto opposto. Da qui poi possiamo tranquillamente vedere nella storia di, di tutti i tempi, conosciuta, semiconosciuta e così via. Come anche le certezze più granitiche, le certezze più mh, inattaccabili, cioè quelle che sembravano proprio al di là di ogni possibile smentita o anche solo modifica, si siano completamente rivoluzionate e, e abbiano completamente cambiato d'aspetto, eh, anche fino ad arrivare all'esatto opposto di dove erano partite quindi questo diciamo penso che ci sia e ci debba essere molto utile non tanto come riflessione in sé per sé perché molte volte poi si pensa sì, tante parole, ma poi nella pratica e eh no, è proprio lì che fanno la differenza, cioè perché finché sì, la parola ha un suo effetto, quindi se io parlo in un certo modo vuol dire che penso in un certo modo, se penso in un certo modo vuol dire che agirò in, anche in una determinata maniera. E quindi però poi è nella pratica che fanno le differenze, se no rimangono, come spesso accade, semplici parole al vento. Grazie Marco. Allora, prima di continuare con questo argomento, allora io vorrei dare proprio la definizione di sicurezza e certezza. Allora, innanzitutto, sicurezza deriva da sine cura, cioè senza cura, cioè non ci occupiamo di quella cosa. Mentre la certezza ha di, eh, di base un'esperienza personale. Allora andiamo a vedere un attimo nella vita di tutti i giorni: la sicurezza significa che si dipende sempre dall'esterno. Nel momento in cui cambiano le condizioni esterne, eh beh, cambia anche eh, che, quelli che sono, eh, cambiano anche quelli che sono i nostri punti di riferimento. Nella certezza, invece, il cambiamento delle condizioni esteriori non va a modificare i nostri punti di riferimento. Perché? Nella sicurezza, il punto di riferimento è qualcun altro o qualcos'altro. Nella certezza, il punto di riferimento sono io. Perché? Perché, come ho detto poco fa, c'è la mia esperienza personale. E, e quindi è molto interessante questa cosa, perché noi viviamo in un periodo storico in cui si cerca. Uh, la sicurezza nel lavoro cioè trovati un lavoro sicuro voglio essere sicuro di ricevere un, uno stipendio voglio essere sicuro della persona che ho accanto voglio essere sicuro degli eventi bene allora se sicuro sicurezza significa non dare non preoccuparsi, non occuparsi eh, di questa cosa significa che noi continuiamo a delegare agli altri la nostra vita. Ecco allora che dobbiamo fare uno switch e passare alla certezza, perché la certezza dipende solo da noi. In realtà, la, eh, la seconda, il secondo gradino della piramide di Maslow, cioè i bisogni di sicurezza. Racchiudono anche i cosiddetti bisogni di insicurezza, cioè eh, il bisogno di insicurezza è anche il bisogno di poter sviluppare i propri talenti, perché se tutto è certo, tutto è sicuro, beh, io non posso più esprimere me stesso, perché è già tutto prestabilito. E, ed è per quello che è importantissimo fare questa differenza. Eh, in passato mi sono occupata anche di valore energetico di queste due parole e devo dire che la parola sicurezza ha un valore energetico eh, che è un po' inferiore rispetto a quello che è il valore energetico di un uomo, di un uo per uomo intendiamo essere umano eh, e quindi uomo-donna <ride> in entrambe le, le accezioni. E, come eh, base di vita eh, sana mi spiego dando dei numeri se noi lo rapportiamo alla scala di bovis la persona che sta bene e che quindi inizia a prendere in mano la sua vita vibra intorno agli 8.000 9.000 engstrom beh sicurezza ha una vibrazione che è intorno ai 6000 angstrom, quindi voi vedete sotto significa che noi continuiamo a dipendere. Mentre certezza ha un valore molto elevato che io personalmente, quindi io riporto ovviamente le mie rilevazioni, in merito andava intorno ai 18000, 18000 è un valore spirituale e quindi qualcosa che eleva noi stessi. Nella sicurezza vi è credenza nei confronti della vita, nei, eh, nei confronti delle persone degli eventi, mentre nella certezza c'è fede riferita alle persone, e fiducia riferita agli eventi. Cioè, qualsiasi cosa accade, nessuno mi può spostare dal mio centro. Mentre nella sicurezza se accade qualcosa di esterno e eh, io sono vittima degli eventi. In merito a questo, Marco, mh, mi piacerebbe avere una tua considerazione per quanto riguarda questa cosa rapportata alle persone. Cioè, come la possiamo vedere questo aspetto di sicurezza e di certezza che io personalmente serena posso avere nei confronti delle persone? Ma allora, io ho avuto modo proprio di recente anche confrontandomi con uh, altri soci del, del movimento Roosevelt, dialogando fra noi, come spesso facciamo, eh, grazie anche all'inizio delle nuove trasmissioni con, uh, col, con Gianfranco, con Carpe Oro dove appunto lui aveva espresso anche in passato delle, delle idee che erano molto divergenti da quello che potevano essere le mie idee personali. Eh, e quindi c'era quasi una domanda di, di, di come poter conciliare eh, le due cose, eh, ma questo presupponeva appunto eh, dover partire da una sicurezza. Allora, la distinzione che ho fatto personalmente è stata questa. Io ho logicamente delle mie convinzioni, delle mie idee, che mi sono fatto sulla base della mia esperienza personale. Il punto qual è? Non elevarle a dogma. Nel momento in cui io prendo queste certezze, queste sicurezze, in base a. Alla declinazione, appunto, come dicevi prima che gli voglio dare e le elevo a dogma una delle poche cose sicure che posso ottenere è un errore quasi certo, e io eh, ho fatto spesso un esempio che mi aveva che mi ha fatto molto riflettere anche in passato. io per questioni anagrafiche, non ho vissuto il periodo di Tangentopoli di Mani Pulite del 1992 tutto quello che è avvenuto, eh, però, riguardando, studiando molto quel periodo e soprattutto vedendo poi cosa è successo dopo, ehm, se devo fare una previsione, come ho sempre detto, se io probabilmente mi fossi trovato in quel periodo storico probabilmente avrei fatto parte di quel gruppo che tirava le monetine a Craxi. Ricordiamo l'uscita dell'hotel Rafael, quando logicamente una popolazione arrabbiata era imbufalita contro Craxi e quello che rappresentava, perché eh, appunto aveva rubato, tutti i politici avevano rubato e così via, però nessuno si fermò all'epoca come forse è quasi scontato che accada, a fare una vera riflessione, quindi cercare di stabilire perché si era arrivati a quello stato di cose, anche perché dall'altra parte non c'era una negazione, quindi venivano ben spiegate le motivazioni, eppure l'unica reazione possibile poteva sembrare quello, perché uno dice ma come puoi in quel momento prendere le parti o difendere quella persona? Quindi quella che era una scelta ovvia, scontata, certa, sicura, e beh, col senno di poi forse non era quella giusta, perché abbiamo visto poi che i problemi in quel momento, che si erano voluti incarnare in, un, in quella persona, in quel simbolo, in quel sistema, ce li siamo tenuti pari pari. Le persone invece che erano ben altra cosa rispetto a livello di spessore politico, rispetto a quello che abbiamo adesso, invece li abbiamo spazzati via. Il risultato è, è stato l'ottenimento di quel famoso detto: si stava meglio quando si stava peggio. E quindi, proprio in virtù di questo, io lo uso sempre da promemoria, da, da alert, da sistema di allarme. Quindi, eh, in ogni discorso in ogni approccio anche quando mi trovo a parlare o ascoltare soprattutto una persona che ha delle idee diverse dalle mie non fa sì che io smetta di avere delle idee o smetta di combattere per i miei ideali per i miei principi e per quello di cui sono convinto ma mi, mi fa suonare sempre quel campanello di allarme che mi dice comunque di ascoltare l'altra persona perché se anche questo fosse un momento equivalente a quello di cui ho fatto l'esempio del 92, corro il rischio anche a fronte delle spiegazioni più logiche, più ovvie, che dimostrerebbero inconfutabilmente che io sono dalla parte giusta, col senno di poi invece che io mi trovo dalla parte sbagliata. Ed è per questo che avere delle, delle certezze, avere delle idee, avere degli ideali, dei principi, non è solo giusto, ma è anche una cosa lodevole, necessaria, soprattutto se si accompagnano queste cose a delle azioni pratiche, sempre però con quel campanello d'allarme, senza, sen senza trasformarli in quelli che io chiamo dei dogmi. Altrimenti, diciamo per fare un esempio recente, quello che io dicevo, cos'era? Nel momento in cui... Io dovessi avere, mi ritengo dalla parte giusta anche di una minoranza, ma la elevo a dogma, quindi non sarò mai disposto al mutare della situazione, degli eventi, a poter dire, beh, però forse devo modificare le mie convinzioni un attimo, perché forse non è proprio come pensavo io, forse il giusto stava nel mezzo. Ecco, nel momento in cui si arriva a quel punto... Eh, Dicevo, ho coniato questo termine: è come essere dei burioni al contrario, quindi non cambia niente. Si è semplicemente la parte opposta, ma dello stesso problema. E nel momento in cui io vado a contrapporre due forze che sono uguali e contrarie, perché hanno lo stesso quantitativo di dogma, semplicemente di poli opposti, l'unica cosa che posso ottenere, anche solo per un principio meramente matematico e fisico, è il nulla. Ovvero l'annullamento di queste due cose e una macchina che continua ad autoalimentarsi. Quello che invece può realmente cambiare le cose è abbandonare le sicurezze, prende, che quindi sono esterne, prendere invece le certezze, farne sempre tesoro, ma ricordarsi sempre che non sono immutabili, anzi devono sempre in ogni. Istante in ogni secondo essere verificate, essere messe alla prova e la prova più grande per vedere se sto riuscendo a fare questa cosa è proprio riuscire, ancor prima di parlare, ad ascoltare una persona che la pensa in maniera diversa da me. Grazie, Marco. Anche perché riesci sempre a portare i concetti nella quotidianità, quindi su quelle che sono appunto le esperienze. Eh, le esperienze personali e quindi anche fare proprio questo cioè riportare questo concetto di certezza cioè quello che riguarda me personalmente o comunque insomma delle esperienze di cui ho, ho fatto parte e Beh, diciamo, quindi... come, come uno nettamente più famoso di me eh, tendo spesso ad andare per esempi e per parabole ma lui era molto più famoso, molto più <ride> importante, ovviamente no? ogni paragone sarebbe deleterio. Quindi. Chissà chi sarà questo personaggio. Non mi ricordo bene, ma mi sembra che fosse proprio uno di un certo peso, di un certo spessore. Allora, era uno che di certo, di certo, aveva la certezza di sé nell'incertezza totale dell'esterno. Anche perché la certezza, ripeto, riguarda me stesso. Cioè, io so chi sono e quindi qualsiasi cosa mi accade, come ho detto prima, uh, non mi spaventa. L'incertezza è esterna, ma l'incertezza perché accade? L'incertezza è che eh, il mondo esteriore dipende ovviamente dal libero arbitrio di tutte le persone che sono su questo pianeta. Quindi. Siccome ognuno consciamente o inconsciamente uh, va a mm, fare delle scelte in base a quello che secondo lui, secondo lei è più opportuno in quel momento, non voglio adesso entrare sul discorso opportuno, bene, male, eccetera, non stiamo qua a disquisire, però quello che ritiene opportuno o migliore per sé in, uh, in quel momento. Quindi io sono immersa nell'incertezza di quelle che sono le scelte poi di tutti, di tutti gli altri, ma la certezza è che ne verrò sempre fuori. Perché? Perché conosco me stessa, conosco i miei talenti, conosco i miei limiti, e conosco come li posso eh, superare e conosco come li posso, eh, come posso agire di volta in volta. Ecco qual è la differenza tra certezza e incertezza. Noi non possiamo avere la certezza degli eventi. Perché ce lo insegna anche l'esperimento di Edward Lawrence, perché il battito d'ali di una farfalla può creare uno tsunami dalla parte opposta di dov'è la farfalla. E questo, insomma, è un esperimento che è famosissimo. Quindi non c'è una, cer una certezza esteriore, c'è una certezza interiore, ma questo è anche il bello della vita. Cioè, se tutto fosse già stabilito, beh. Uh, Marco, visto che questa settimana ne avevamo un po' accennato, che noia che barba, che barba che noia, no? diceva qualcuno anche qua di molto più famoso <ride> di me, più famosa di me in realtà perché era una, una donna. Uh, tutto questo ci porta però ad affrontare un, un altro piccolo argomento che è molto interessante cioè quello di essere vittima degli eventi oppure uh, essere il creatore della propria realtà come si suol dire in tantissimi uh, ambienti oggi no si parla tanto di leggi di attrazione si, lava, si parla di creare la propria vita bene allora la uh, in realtà ci sono tre livelli Uh, per quanto riguarda lo sviluppo della propria cioè del proprio sé, di, pro, di, di, di se stessi, quindi no? E Il primo è essere vittima degli eventi. La vittima degli eventi è tutto ciò che mi accade è responsabilità, o in questo caso di solito si utilizza il termine colpa degli altri: cioè se mi succede qualcosa di bello sono io sono stata brava io se mi succede qualcosa di brutto è colpa o responsabilità degli altri quindi io sono vittima di quello che può accadere e quindi vuol dire che non c'è nessun intervento da parte mia ma mi metto lì sono inerte come un oggetto che qualcuno mi prende e mi sposta di qua e di là il secondo livello è quello del creatore della propria realtà il creatore della propria realtà inizia a capire che magari le proprie azioni eh, danno un... Um, le proprie azioni so sottostanno alla legge di causa-effetto. Quindi ah, ad ogni azione corrisponde un'azione uguale, una reazione uguale e contraria. E però il creatore della propria realtà inizia a mettere, non è più vittima degli eventi, ma inizia a capire che ciò che accade è propria responsabilità. Magari non sa perché è una responsabilità propria, però inizia a farsi delle domande costruttive. E poi c'è il servitore del divino che è colui che ha compreso perfettamente tutto e quindi si mette a disposizione degli altri. Che cosa accade nei vari, eh, in questi tre step? Beh, in questi tre step accade quello che noi, eh, cioè quel, quegli eventi che noi definiamo con la frase dargli un pesce o insegnargli a pescare. Allora, dargli un pesce è quello che è della vittima, cioè vittima degli eventi, quindi siccome tu hai, mi devi dare. Ok, il problema è che questo crea sicurezza. Nel momento in cui manca la persona che mi dà, io non sono capace di far fronte nemmeno ai bisogni più uh, bassi della uh, della piramide di cui abbiamo parlato prima. Insegnargli a pescare è invece il creatore della propria realtà che ha voglia di imparare a pescare. Perché? Perché ha capito che se impara a pescare, nonostante le difficoltà, Può, eh, può riesce a sfamarsi ogni giorno e poi può insegnare a sfamarsi ai propri figli, quindi alla propria famiglia. E infine abbiamo quello che abbiamo definito come eh, servitore del divino, che è colui che ti insegna a pescare. Ecco, questo è un po' il concetto. Allora, dov'è la certezza? La certezza è che io ho imparato a pescare e imparando a pescare io riesco a sfamarmi sempre magari posso avere delle difficoltà perché c'è poco pesce dove sono in quel momento ma ci sono le mie capacità interiori di pescatore quindi so che mi devo spostare oppure che devo utilizzare che ne so una canna da pesca diversa un tipo di pesca diversa so che devo aspettare magari un po' più di tempo ma alla fine ce la faccio Ecco qual è la differenza tra la certezza e la sicurezza. Marco, a te per concludere il tutto. No, io spero solo che, come sempre, questa cosa che facciamo possa essere, possa essere utile, possa avere una valenza, come ho detto più volte, pratica, eh, possa non essere vista come semplici parole. e proverei a eh, consigliare o a dare uno stimolo in questo senso, a declinare quello che dicevi tu, a provando a metterlo in rapporto tra il parlare e l'ascoltare. Eh, in questo momento abbiamo tutti tantissima voglia di parlare. Eh, mai forse come in questo momento si ha voglia di dire la propria opinione, di affermarla sempre più anche quasi come un dogma, eh, con il fastidio e l'irritazione di vederla anche solo messa in discussione in una parte minima. Ovviamente se questo aumenta si abbassa il suo esatto contrario, quindi la voglia invece di ascoltare le altre persone, anche magari dopo mezz'ora aver sentito una cosa e stabilire che non sono d'accordo neanche con lo 0,1% di quello che ho sentito. Però comunque quella cosa lì mi è rimasta, cioè ce l'ho. Eh, se fossimo dei computer potremmo dire in archivio ce l'ho. Non si sa mai. Magari in questo momento sono totalmente in disaccordo con quella cosa lì. Ma un domani a fronte di una situazione simile o che mi può rievocare quel, quel discorso, magari ci può essere anche solo uno 0,1 che mi potrebbe essere utile e quindi, come dicevamo prima, mi potrebbe servire per procurarmi quel cibo alla fine che poi, in questa metafora, è il pensiero, cioè mi potrebbe portare un, un modo per arrivare al pensiero giusto o a quello che è il meno sbagliato possibile in quel momento quindi consiglio mio è proprio questo cioè provare a, a aumentare sempre di più e farlo qualitativamente cioè ascoltare una persona non vuol dire mettersi di fronte a quella persona e con le labbra chiuse gli occhi aperti e fare così con la testa facendo finta che si sta sentendo cioè cercare di capire effettivamente cosa dice, perché lo dice come lo dice ascoltare veramente, con interesse quella persona. A prescindere poi dal fatto che eh, uno appunto si possa trovare d'accordo o meno con quello che sente o con quella persona nello specifico. Grazie Marco. Allora, io direi per stasera di fermarci qua, però mi piacerebbe continuare questo argomento parlando di quello che è magari in una prossima puntata, quello che è il concetto di fato destino e creazione eh, invece della propria realtà perché ripetiamo siamo nella rubrica il cittadino sovrano e il cittadino sovrano non è di certo vittima degli eventi il vero cittadino sovrano è il servitore del divino ma c'è anche un cittadino che sta per divenire sovrano e che è colui che ha imparato a creare la pro o che sta imparando a creare la propria realtà e questo è importante cioè essere usciti dallo stato di vittima quindi rimandiamo questa trattazione a una prossima serata marco saluti finali ciao a tutti speriamo di esservi stati utili e speriamo come appare su e giù su e giù su e giù qui nello schermino che vi scriviate <ride> in più persone possibili al nostro canale che ci aiutate e che ci aiutiate scusate eh, sempre di più a crescere non tanto con donazioni o altre cose vi chiediamo una cosa molto semplice di usare il, il ditino non, è gratis non si consuma quindi cliccate un mi piace è una cosa che a noi aiuta molto soprattutto anche la condivisione dei nostri contenuti come dico sempre, se vi sono piaciuti, mandateli ai vostri amici. Se non vi sono piaciuti, mandateli a qualcuno che vi sta antipatico. Così almeno avrete raggiunto comunque il vostro scopo, e anche noi avremmo raggiunto il nostro. Grazie Marco. E allora direi: sigla!